Era da anni che se ne parlava, ma alla fine, per un motivo o per un altro, non si era mai trovato il bandolo della matassa. Questa volta è diverso: a Nova Fente è stata ottenuta una fusione importantissima per i giovani della vallata. Via gli steccati del campanilismo tra i paesi confinanti, in particolare nel calcio, ecco un accordo su larga scala tra il settore giovanile del Nuova Fente Calcio, società rappresentata dai fratelli Ivan e Alberto Ricci, e la Vice Nuova Fente Calcio, società raffigurata attualmente dal presidente Thomas Grazia. Il Nuova Fente, ovviamente, ma anche la Vice Nuova Fente Calcio, si sono più volte seduti a tavolo. Era praticamente annunciato e mancavano i cosiddetti dettagli, quelle minuzie che restano oggetti indefinibili, quelle riflessioni da concedersi magari ripassandosi la struttura dell'operazione per capire se effettivamente ne sarebbe valsa la pena, per non buttare al vento anni di sacrificio, di organizzazione, di ottimi risultati conseguiti alla guida del progetto Giovani. È successo, e però prima ancora che si sapesse in giro occorreva aspettare l'ufficialità. Nell'attesa, procedere per gradi, ricevere il consenso ai diretti interessati e lasciargli sistemare un autografo in calcio al contratto che vale la fusione, una vera svolta per la vallata. Le tre strutture utilizzate per gare di campionato e allenamento sono attualmente quelle di Talamello, Secchiano e Nuova Feltia. A Nuova Feltia, oltre alla prima squadra, gioca, a seconda del caso, la Juniores, anche se principalmente quest'anno le partite vengono svolte al comunale di Secchiano, dove tra l'altro si allena anche la formazione giovanile degli allievi, mentre le formazioni dei giovanissimi, esattamente quelle inerenti all'annata 2002 e all'annata 2003, giocano le gare casalinghe e si allenano a Talamello. Piccoli amici e esordienti pulcini si dividono tra Talamello e Nuova Feltria. Gli allenatori: mentre per la Juniore è stata avanzata la scommessa Mauro Comandini lo scorso anno sulla panchina del Santa Catafeltria ad allenare la formazione allievi, troviamo il duo composto da Filippo Mainardi e Federico Rossini, mentre le formazioni giovanissime 2002-2003 sono allenate rispettivamente da Nicola Ciatalino e Vincenzo Zuccolalà. Luigi Campana si occupa dei pulcini 2007, Jacopo Flenghi dei pulcini del 2008. Piccoli amici affidati a Paolo Gori e Gabriele Raffaelli, mentre gli esordienti affidati a Fernando Fraboni e Matteo Sebastiani. Attualmente sono 9 le formazioni che compongono il settore giovanile per un totale di 200 iscritti, dato importantissimo, senza dimenticare che parecchi juniores quest'anno sono stati già gettati in campo e hanno presenziato in panchina tra le file della prima squadra. Il Nuova Fete attualmente vanta numerosissimi dirigenti che seguono assieme alle famiglie e ai giocatori i propri figli. Tra l'altro, non a caso, la tifoseria gialloblu è tra le più nutrite in questa serie per la gioia della cassa avversaria. Al di là del bilancio agonistico, è importante sottolineare la filosofia che da sempre contraddistingue il settore giovanile gialloblu. L'uomo viene prima del campione. La formazione scolastica e il rispetto dei valori fondamentali in campo e nella vita sono i capisaldi del club. L'obiettivo finale è quello di poter far sognare ogni ragazzo lanciandolo nell'avventura della prima squadra, perché quel pallone, preso in certi versi, può girare da destra verso sinistra, in avanti, indietro, orizzontale, verticale, ma comunque l'importante è non fermarsi mai.